Una serie vietata ai deboli di cuore, quella tra Amen Scuola Basket Arezzo e Basketball Club Lucca. Dopo il supplementare di gara 1 era difficile prevedere una serata ancora più emozionante, ma il parquet del Palasport Estra ha regalato un'altra partita da ricordare per lungo tempo. Questa volta l'Amen è partita sprombattuto, cercando di cogliere di sorpresa Lucca. Decisa la reazione ospite che con un contro parziale di 10-0 tocca più 9. Un libro di Fornare ed un canestro sullo scadere di Giommetti poi rendono meno ampio il vantaggio della squadra in trasferta all'intervallo. Al rientro dagli spogliatoi l'Amen non riesce a cambiare passo, un canestro da tre tiri di un infallibile Burgalassi vale il massimo vantaggio per Lucca sul 54-37. La SBA fatica a ritrovare fiducia, ma nonostante questo gli Amaranto recuperano qualche punto. Alla terza sirena il punteggio è fissato da un canestro di Russo sul 52-61. L'ultimo quarto vede l'Amen rigenerata nell'energia grazie ad una spinta calorosa del pubblico del Palasport Estra. Gli ultimi secondi sono infine da vivere tutti d'un fiato. Dopo il time out gli Amaranto rimettono nella metà campo offensiva e Pelucchini segna subito 3 punti. Gli ospiti così hanno il pallone per chiudere la partita. Del Debbio attacca lo stesso Pelucchini che non cede di un centimetro, costringendo il giocatore lucchese ad una foratura che colpisce il tabellone. Il rimbalzo di Fornara che vuole prendersi l'ultimo tiro, supera la metà campo e attacca Tempestini con un tiro da 3 che finisce in fondo alla retina, facendo esultare il pubblico amaranto. Il 2-0 strappato nella serie con le 2 vittorie al Palasport Estra non deve far abbassare adesso la guardia ai ragazzi di Coach Evangelisti che hanno ancora bisogno di un successo per passare il turno. Gara 3 andrà in scena domenica alle 18 al Palatagliate di Lucca. Arresta il tiro di Del Debbio, il pallone non va, Fornara riconquista il rimbalzo. Ora spinge, 10 secondi alla fine. 8, 7, 6, Fornara si incaricherà del tiro decisivo. Prova lo stand back da 3, lo realizza alla fine, quando manca un secondo alla fine, è il canestro della vittoria. Siamo stati bravi perché loro come al solito approcciano la partita in maniera davvero, davvero, come dire, sono bravissimi davvero. E noi dobbiamo cercare di soffrire di meno i primi quarti. Primo, secondo, quarto abbiamo cercato di soffrirlo di meno, il terzo quarto abbiamo avuto un blackout totale, però dato che siamo una gran squadra siamo rimasti compatti con la difesa e dalla difesa siamo riusciti a tirar fuori poi quello che è un tiro che alla fine poteva entrare e poteva uscire, però essere meno 15, meno 14 per quasi tutta la partita, parlando dal secondo tempo in poi, e poi comunque cioè, recuperarla è stata una gran cosa. Bisogna dire, come hai detto te, quel tiro potevi segnarlo come no, ma anche segnare un canestro simile, prendersi una certa importanza, non è da tutti soprattutto. Certo, certo, sicuramente, però come dire, dobbiamo stare tutti pronti mentalmente. Questa volta l'ho preso io, la prossima volta lo prenderà un altro mio compagno. Sono molto contento che sia entrato, ovviamente, come tutti. È stato bello, è stato molto bello.